Ti garrai anche tu. Non rompermi le palle! Ascolta, ho una famiglia. Devo portarla via di qui. Ma i ricombinanti ci hanno separato. Se riesci a raggiungerla a Neptune's Bounty, forse, dico forse, so che ti senti l'uomo più sfortunato del mondo in questo momento, ma sei la sola speranza che ho di rivedere mia moglie e mio figlio. Vai a Neptune's Bounty, trova la mia famiglia, per favore. Quando mamma si andrà sola... I plasmidi hanno cambiato tutto. Ci hanno distrutto il corpo e la mente. Non sapevamo gestirli. Amici che si massacravano tra loro, neonati strangolati nella culla. L'intera città andò in malora. Stavolta hai esagerato, Brenda. Pensi che sia un idiota? Sono troppo ricombinata! Troppo ricombinata! Adesso nessuno mi vorrà! Vuoi che la risolviamo con le buone o con le cattive? Come preferisci? Apri questa maledetta porta! Sono tutto l'ambito! Ce la faccio! Questo è l'ultimo avvertimento! Delle dimensioni di Plymouth Rock da ormai 3 settimane. Ora, io non dico di essere Shakespeare, ma sto cercando di dirigere un teatro rispettabile. Ho dei lavoratori in arrivo da Port Neptune in cerca di un piccolo svago e non riescono a pensare ad altro che alla puzza che esce dal tuo cesso. Fallaggio stato. Festus al lavoro. Sai che sorpresa. Credo che mi farò un altro drink. Un brindisi a Diane McClintock, la ragazza più stupida di Raptor. Così stupida da innamorarsi di Andrew Ryan. Così stupida da... Che è successo? Lo sto sanguinando. Oddio, che sta succedendo? Non!
Qualunque cosa tu abbia imparato in superficie su ciò che è giusto e sbagliato, beh, non ha valore qua giù a Rapture. Quelle sorelline traseportano l'Adam, il materiale genetico che olia gli ingranaggi di Rapture. Tutti lo vogliono, tutti ne hanno bisogno. Porta a casa.